Le esternazioni che farò sono molto delicate e possibilmente riguardano l'amministrazione direttamente, quindi era opportuno che il sindaco venisse. Mi conferma che l'ha chiamato e che non può venire? C'è il vice sindaco. In certi casi serve proprio direttamente il sindaco. Vede Presidente, cittadini, amministrazione, che le cose siano così non vuol dire che debbano andare così. Solo che quando si tratta di rimboccarsi le maniche e incominciare a cambiare, vi è un prezzo da pagare. Ed è allora che la stragrande maggioranza preferisce lamentarsi piuttosto che fare. Questa frase lo sapete tutti, chi l'ha citata, chi l'ha pronunciata. E mi piace ripronunciarla qui, in quest'Aula, perché, Presidente, sono successe delle cose gravissime sulle quali ho il rammarico di aver ascoltato, io e tutti quanti, il silenzio, un silenzio agghiacciante, da parte delle istituzioni. Perché quando a mezzo stampa, e non solo a mezzo stampa, arrivano determinate comunicazioni, le istituzioni hanno il dovere di prendere subito posizione, di chiarire tutto. Ebbene, in una recente inchiesta giornalistica, e non solo giornalistica, sono emerse delle situazioni. Io ringrazio la magistratura e le forze dell'ordine che, quando si attivano, poi portano alla luce anche dei fatti sui quali io non avevo consapevolezza, e quindi si è appreso che, a quanto pare, a quanto sembra, il marito di una signora mazzarese, la quale ha a che fare con il nostro comune, perché risulta non solo dai documenti pubblicati all'Albo Pretorio, da un'inchiesta giornalistica del bravo giornalista Accardo Palumbo, è emerso che, per quanto attiene i controlli, la trasparenza su gare, affidamenti diretti, lavori pubblici, insomma urgenza, probabilmente il comune di Mazara del Vallo qualche problema, qualche situazione, insomma, da verificare ce l'ha. Sono emerse diverse gare, diversi affidamenti affidati a questa ditta, la Cucchiara Fina Daniela, il cui marito, appunto, di questa signora è stato coinvolto in questa inchiesta. Ecco perché ho presentato un'interrogazione. Mi aspettavo che, non solo, a prescindere dall'interrogazione, arrivassero risposte chiare e precise, ma a questo punto, Presidente, io pretendo che a questa interrogazione si dia risposta, perché le istituzioni hanno il dovere di fare subito chiarezza. Ebbene, tutte queste gare, questi affidamenti, occorre che si sappia e che si faccia capire se sono state disposte su questi procedimenti, ma su tutti i procedimenti a questo punto, i controlli inerenti alle direttive europee, la 23 UE del 2014, la 24 e la 25, i controlli e il rispetto del codice degli appalti, se propedeuticamente ad ogni aggiudicazione e affidamento di lavori il Comune provvede alla verifica della sussistenza di eventuali interdittive antimafia. Sono notizie queste che non sono di dominio pubblico, ma la prefettura c'ha la white list, ma poi per l'interdittiva antimafia basta chiedere e te lo dicono se una ditta può essere coinvolta in queste situazioni. E poi soprattutto, Presidente, perché io capisco e ho visto che la legge, la normativa è così sottile che possibilmente qualcosa può anche sfuggire, però l'etica non va assolutamente dimenticata. Perché se la legge consente delle sottigliezze, allora ci devono essere anche degli strumenti ulteriori. Per quanto riguarda le ditte di fiducia del Comune, cortesemente, al di là del fatto se la legge prevede o non prevede di fare controlli, li volete fare i controlli su tutte le ditte in tutti questi albi di ditte di fiducia? Così, facendo i controlli, a prescindere se io ti do un lavoro in urgenza di 500-1000 euro, io già lo so, perché ho chiesto su tutte le ditte negli albi di fiducia che hanno rapporti col Comune se ci sono interdittive antimafia. E inoltre, Presidente, mi sono accorto che nel Comune di Mazara del Vallo, a quanto pare, il protocollo di legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa non viene applicato. Ho visto c'è un elenco pubblicato sul sito della Regione, basterebbe, attivarsi anche in tal senso,
molte cose che sono avvenute probabilmente non sarebbero avvenute. I controlli sarebbero stati fatti, così come nel piano Aro e nel capitolo d'appalto del piano Aro, che qui da questo consiglio è stato votato, non da me, c'era un elenco di ditte alle quali i rifiuti da riciclare, carta, vetro, eccetera, eccetera, devono essere portati a delle ditte. Queste ditte, mi stavo detto più volte, erano le ditte prese da un elenco provinciale. Ok, perfetto, non basta. Non basta. Io ho fatto richiesta di accesso agli atti per verificare se in quell'elenco compaiono delle ditte che sono sotto procedure, se hanno interdittiva antimafia. L'ho fatto io da semplice consigliere comunale, perché non l'avete fatto anche voi? Perché non lo fate anche voi? Perché eventualmente le andiamo a cancellare immediatamente. Perché se con la legge non si arriva a certe cose, ci si deve arrivare con l'etica, con la responsabilità. Altra questione, sulla quale ho presentato un esposto a firma mia e a firma del portavoce Tancredi. In questo comune dovete sapere che sono avvenute delle cose sulle quali secondo me e occorre che la Corte dei Conti, e non solo la Corte dei Conti, pongano la dovuta attenzione. Sono stati tempo fa incaricati dei dirigenti con contratto a tempo determinato. Nella legge, nel 110 del testo comune degli enti locali, e non solo nei regolamenti comunali, c'è scritto che i posti delle qualifiche dirigenziali di alta specializzazione e di responsabilità di settore degli uffici e dei servizi possono essere ricoperti mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, ovvero in via d'eccezione con deliberazione motivata di diritto privato, fermi restando i requisiti professionali corrispondenti alla qualifica del posto da ricoprire nel rispetto, e qui sottolineo la frase, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente. Quali sono i limiti? Nel 110 c'è scritto che la quota attribuibile mediante contratti a tempo determinato deve essere comunque in misura non superiore al 30% dei posti istituiti dalla dotazione organica. Perfetto, quant'è la dotazione organica dei dirigenti nel comune di Mazara? 7 dirigenti possiamo avere come dotazione organica. A quanti possiamo fare il contratto di diritto pubblico a tempo determinato? Al 30%. Il 30% di 7 quant'è? 2,1. Potevamo, il sindaco, perché è lui che fa questi incarichi, che fa le delibere degli incarichi, avrebbe potuto nominare 2 dirigenti. Sono 3. Stella Marino a tempo determinato, Buonaiuto a tempo determinato, Coppolino il terzo nominato a tempo determinato. Quindi siamo fuori testo uno degli enti locali oppure no? Consigliere, se così, conclusione. Presidente, io chiedo che questa cosa, perché si parla di centinaia di migliaia di euro possibilmente di e dico sono soldi pubblici che già, dobbiamo essere accorti. Ha denunciato la Corte dei Conti, giusto? Quindi. È denunciato la Corte dei Conti, però il problema sa qual è? Il problema fondamentale è un altro. L'amministrazione Cristaldi non esiste dal 2014, c'è anche da prima. In tutti questi anni è possibile che questi 7 posti di dirigente non siano stati messi a concorso, tutti e 7, in modo tale che abbiamo una classe di dirigente non nominata, non incaricata, cioè di ruolo. E quindi estremamente, cioè un percorso estremamente chiaro. Un percorso chiaro che tra l'altro ci costa anche di meno, perché se io do incarico all'esterno e possibilmente chi viene dall'esterno ha gli stessi requisiti e le stesse caratteristiche di chi è dentro, anche questa è una cosa da verificare, su cui ho chiesto alla Corte dei Conti, possibilmente io do lo stipendio a quello interno, incarico quello interno, possibilmente i soldi, le centinaia di migliaia di euro che vanno all'esterno rimangono qui, li usiamo diversamente. Li usiamo per esempio per la spiaggia, ci sono state spiagge, la parte pubblica della spiaggia la volete disinfestare e sistemare. Sì, vado subito alla conclusione, Presidente, però vede, io dopo aver pronunciato queste parole da lei mi aspetto, Presidente, e da tutti i consiglieri comunali, intanto di non essere lasciato solo. Io ringrazio il consigliere Randazzo, che è l'unico che mi ha telefonato, e quando ho posto queste interrogazioni su questi fatti importanti attenenti al fenomeno mafioso, giusto? È l'unico che mi ha telefonato. Io mi aspetto che tutta la classe politica di questo paese faccia quadrato, chieda chiarezza e veramente cominciamo un percorso nuovo.
Anche perché, Presidente, qui in aula c'è il Vice Sindaco, anche il Vice Sindaco, da fatti che sono stati pubblicati dagli organi di stampa, probabilmente dovrebbe chiarire certe posizioni. Leggo testualmente. In un articolo è spuntato che c'è un elenco di presunti falsi testimoni per i quali sussisterebbero estremi per un rinvio a giudizio. Riguarda la questione di Giammarinaro. Giammarinaro è stato nuovamente interessato per i prossimi 5 anni, è tornato ad essere sorvegliato speciale e c'è stata una confisca di milioni di euro. Bene, fra questo elenco di presunti falsi testimoni figura l'ex consigliere provinciale di Mazara Silvano Bonanno, attualmente vice sindaco. Ci sono tante cose che dal punto di vista etico vanno chiarite e secondo me un'amministrazione pubblica non può rimanere in silenzio. Mi aspetto risposte alle interrogazioni, mi aspetto risposte su tutto quello che ho esposto e anche su quello che magari non ho esposto, che magari mi è sfuggito. Grazie. Un'amministrazione pubblica non può rimanere in silenzio. Il silenzio su queste cose non ci può essere. Io ho piena fiducia nella magistratura. L'ho sempre avuta perché mi è stata inculcata non dall'attività politica che ho svolto in questi anni, che riguardano dal 2006 fino ad oggi, che ritengo che uno fa attività politica quando riveste, se è possibile avere un po' di silenzio, quando riveste una carica istituzionale, perché è inutile che ci nascondiamo dietro il dito, quando uno fa parte anche di un partito, è segretario, insomma, alla fine sono chi decide, sono sempre gli organi istituzionali che spesso neanche ti danno delle informazioni. E questa educazione rispetto alla magistratura delle leggi mi è stata inculcata da mio padre. Mio padre si chiamava Giuseppe Bonanno e a mio padre questo rispetto delle leggi gli è stato inculcato da mio nonno, che si chiamava Simone Bonanno, e io mi chiamo Silvano Bonanno, e in vita mia non ho avuto nessun avviso di garanzia, grazie a Dio, però sono disponibile nei confronti della magistratura, se sarò chiamato risponderò a quello che è scritto sui quotidiani, sui giornali, e non ho mai detto bugie in vita mia. Questa è la mia posizione, colleghi. Questo a chiarimento anche del mio stato d'animo, che, consentitemi, mi dà un certo senso fastidio da un punto di vista, chiamiamolo morale, ma ribadisco che non ho mai mentito in vita mia, forse a mia moglie ho pentito qualche volta, alla mia famiglia per problemi di lavoro, per le preoccupazioni che c'erano, senz'altro, per evitare di pesare sui problemi della vita nei confronti dei miei figli e della mia famiglia. Detto questo, vorrei anche dire che io nel 2010, quando ero consigliere provinciale, mi sono dimesso dall'UDC, quindi dal punto di vista politico io non ho avuto più contatti con quel partito, questo deve essere chiaro, sono stato indipendente e se qualcuno mi chiama a testimoniare io ci devo andare per forza, poi si vedrà se ho detto la verità oppure no. Io ho detto la verità, ma aspetto di essere chiamato, ma sono notizie giornalistiche e ribadisco piena fiducia nella magistratura. Come sono notizie giornalistiche, quindi uno potrebbe fare dei romanzi ma anche cercare la verità, quando io leggo su TP24 per bloccare un nome di un consulente tecnico sgradito all'armatore Morace, il funzionario regionale Giuseppe Montalto, arrestato per corruzione, si era rivolto anche a un deputato, non voglio fare il nome, che aveva assicurato di aiutarlo a fermare la nomina di Giuseppe Prestigiacomo. Sono articoli di giornale, sono notizie giornalistiche e ben fanno i giornali a scrivere questo, perché questo, come quello che è stato scritto sui 29 che eventualmente hanno detto bugie nel testimoniale, a parte il testimoniato all'interno di uno studio legale, bugie nei confronti di un personaggio che era un deputato regionale, fanno bene perché poi questi danno un certificato, se tutto finirà nei migliori modi, di garanzia, un certificato che è il DNA di Silvano Bonanno, è come quello di mio padre e come quello di mio nonno. Grazie Presidente.